benvenuti a Mythbusters Show! Ragazzi, se si può fare, ma non mi tingo i capelli di verde. Mamma mia, troppo forte! Ciao! Ha avuto ragione! Abbiamo cambiato Rainbow Six per sempre! Come ogni volta, voi due sarete insieme in squadra! Per favore, no! Rita, sei contenta di essere con Marty? Certo! Che no! Io felicissimo, sì. Sto facendo i salti di gioia. Marty ha studiato per me, quindi... Vedi? È come a scuola che si attacca al secchione, Rita! Che inizi questa nuova puntata di Mythbusters! Segue! Mythbuster! Con due mine attive di Fenrir, nella stessa zona, l'oscurità raddoppia. Ah, questo è già difficilissimo, sto mito! Rita, prego! Secondo me no. Per me rimane uguale, non raddoppia. Mito okay, sfatato. Mito sfatato anche per me, siamo tutti d'accordo. Vediamo cosa accade con uno e poi voi decidete dire, eh? Ok? Ok, fino alla colonna. Attivo anche il secondo, prego. Momento della verità, Rita. Vai Rita, non andate fuori del buio. No, è sempre uguale. Mito sfatato, rimane esattamente identico. Quindi ne puoi mettere anche 14 e non cambia nulla. La prima domanda è andata bene, ma adesso andate qua sotto nei commenti e scrivete: secondo voi chi vincerà questa sfida? Chi sarà il campione di Chi vuole essere mitbastato? Vota Sound. Neanche a dirlo. Ma che è? Vota Rita, vota Rita. Vota Rita e pure quella cosa di Marty. E this thing! Buoni bambini, scusa, buoni. Ma sei sempre col telefono in mano. Guarda, Martina! Martina mi dice che sei sempre col telefono in mano. Sia nella vita reale che in game. Una vergogna. Porca sera, non ti fa male? No. Peccato, speravo guarda in faccia così ti rende più bella. Anche il drone di un attaccante vede la nube di Fenrir. Cacchio! Dato che è una cosa celebrare, una cosa mentale, un'intossicazione. La troca! Dille bene le cose, ma. Oh, non puoi lanciare il drone, non te lo fa lanciare. Interessante. Per me il drone vede normale, quindi mito sfatato. Per me la nube non si vede, quindi mito sfatato. Martina dice confermato, quindi... Mamma mia! Buonanotte! La nube inizia, lancio il drone... E dal drone, signori, si vede tutto normale. Il mito sfatato! Sfatato! Lì è Sound in vantaggio. Ciao, Marti. Martina. La posso uccidere? Rita, guarda che è un pompa. Non ti avvicinare. Terzo mito. La mina di Fenrir può essere lanciata fuori e non si disattiva, al contrario delle Viking Cam, che adesso se le lanci fuori si disabilitano. Se si può fare... Puoi creare delle situazioni di spawn kill, di run out davvero incredibili. Cioè, praticamente li oscuri fuori dal site, assurdo, dalla mappa. Sarebbe assurdo. Non lo so, perché ad esempio il drone di... il gadget di Mozzie, ad esempio funziona, però ovviamente il drone non lo puoi portare indietro. Cioè, diciamo, si può usare o no? Dai, secondo me sì, dai. Tanto Marty qua mi fa perdere, quindi... Per me si disattiva. Per me... Spero che non funzioni perché sarebbe una mossa tossicissima e troppo forte, ma per me funziona. Puoi attivare e utilizzare il gadget di Fenrir anche fuori dalla mappa. Lo lancio. E fin qui tutto a posto. Non si sta rompendo. Niente. Quindi prima cosa non si rompe. Lo posso anche attivare. No, fai vedere. Fai vedere, ti giuro, no, non è possibile. Cosa? Mamma mia, troppo forte! No, ha avuto ragione. Abbiamo cambiato Rainbow Six per sempre. No, ragazzi, ci sono certe mappe, Consolato, Dostoevsky, dove coi run out diventerò il giocatore più forte del mondo. Perfetto. E in tutto questo Eric si è beccato il punto. E anche anch'io. Non ci si crede. Io voglio stare in squadra separata da Marty, basta, eh. Cioè io sto qui sulla porta. Ma sì, anche questo attivo, sì, eh. Scatta, siete tutti collegati, io vi ammazzo. Ah, però ci hai ucciso, ma vediamo il segnalino che tu stai uscendo. Vabbè, certo. Vabbè, sì, comunque... perché vengo spottata perché cammino tanto, ma se lo fai sui bordi. Raga, è roba da fuori di testa. Ma
Guardali, guardali, belli, tutti al di là della scrivania, mi piace. Siedo, ok. Mi hanno rubato la sedia! Se brava Akira, la mina di Fenrir, disattivata, non succede niente. Non ho capito, ripeti. Gelato? Gelato? No, gioco, no, scusate, interrompete. Non dorme niente quando è chiuso. Cioè, non riesce a... non lo prende nemmeno. Quindi, per Marti, mito confermato. Ok. Eric? Per me si distrugge il gadget. Lo... Akira, ma non lo può aprire poi Fenrir, cioè non rimane, lo può usare. Non, esatto. Tre risposte differenti. Attenzione. Io mi metto già nell'angolino a piangere. Rita, fai bene perché si distrugge. Boom! No, ma tu lo sapevi già. Lo sapevi già. Lo sapeva già. Non so come, ma lo sapeva già. Meno un punto. Ma adesso c'è la domanda per voi, quella che dovete rispondere qua sotto nei commenti. E tra tutti coloro che risponderanno correttamente a questo mito verrà estratto su Instagram, dove vedrete il risultato, dei vincitori che riceveranno crediti di Rainbow Six e soprattutto il nostro ciondolo in game. E un cuoricino da Marti nei commenti. Oh, sei brava Akira, la mina di Fenrir che è aperta. A Fenrir stesso non accade niente. Signori, andate adesso a rispondere qua sotto nei commenti e il risultato lo vedrete sul nostro Instagram che vedete qua, quindi andate a followare. Ho chiesto la presenza di Thatcher. Thatcher alla cassa 4. Thatcher F. Bellissimo. Viva Fenrir. Esatto. Prossimo mito. Thatcher apre le mine di Fenrir disabilitate. No, rimane così, non si apre. Vai, okay. Lio? Per me invece si apre. Si apre e si può distruggere. Ma io lo vedo ancora chiuso. Anch'io lo vedo chiuso. Io lo vedo chiuso. Allora perché l'ho rotto? Eh? È perché tu sei il proprietario. Quante pinocchie. Raga, ma non posso mettermi sopra una bandierina. Io voglio la bandierina proprio nel culo. Sì, invece di fare le porcelle, signore, dovete valutare i risultati. 5 punti a Sound, 3 per Lio, 2 per il dinamico duo di Marti e Rita. Mamma mia, scadenza. 2 punti soltanto. Serve la rimonta, perché ricordo che il vincitore si prende 10.000 crediti di Rainbow Six. Ce l'abbiamo qui belli caldi, eh. Comunque, questa mi sa che sta diventando una delle puntate più difficili di sempre, perché gli errori ne sono volati, eh. Rita, piazza il gadget secondario perché è il protagonista dei prossimi miti. Vai! Allora, brava, attirando l'inibitore, blocca la visione ai droni della difesa. Cavolo! Tipo Mozzi ed Eco. No, non blocca l'inibizione. Secondo me lo distrugge. Non vale, ma ha rubato la risposta. Vediamo. Lo disabilita e basta. Non lo so, con Eco cosa non avevi? È distrutto, quindi Rita. Guarda che io ha vedo sbagliato. Ancora la pellicola bianca. Blocca la visuale ai droidi difensori. No! Eric, con Eco vede tutto bloccato, oscurato. Quindi abbiamo sbagliato tutti quanti. Tutti abbiamo fallito. La puntata Beatbuster più difficili della storia. Ho il mal di testa. L'ologramma di Yana potrebbe essere utilizzato anche come drone in tante situazioni. Assolutamente sì. Quindi, la domanda è: l'inibitore dei droni blocca anche la visione del Gemini di Yana? Cacchio, che mito! Interessante. Cioè, tra l'altro è una domanda di uno di voi su YouTube della community. Quindi un saluto a Anthony che ha fatto una domanda super! Per me... Dai qui. Lo blocca. Quindi mito confermato. Marti? Per me non vede, però oltrepassando lo vede. Non ha l'effetto di mute. Quindi comunque mito confermato. Sì. Io mi devo distinguere e vi dico mito sfatato, per me Yana ci vede. Momento della verità. Io spio il suo monitor perché non mi fido. Ragazzi, non si vede niente! Non è vero! Mito confermato! Ah, ecco, ok. No, stavo già per dire. Sto dicendo cose che non c'entrano. No, ok. Non si vede niente, c'è nulla! Hai sbagliato, devi dirlo così. Ho sbagliato, sono stupido, cretino. Ho sbagliato. Pensa quanto lo sei tu che sei più indietro in classifica, vai. Oh. Eric ha sbagliato, quindi gli leviamo meno 5 punti. Oh.
Martina, sei bellissima, mi sto innamorando di te. Fatti vedere con quel naso così perfetto. Sei appena uscita dal chirurgo plastico, vero? Sì. Si vede? È entrato fuoco, però. Ragazzi, come ha detto Rita, qua ci sono i cibi in game, ma ci sono anche nella vita reale. Se volete vi lasciamo il link qua sotto in descrizione di Amazon, se volete acquistarne qualcuno. Noi ne abbiamo una vagonata, sono troppo belli. Questa è Ash che c'è lì in game. Oggi abbiamo dimostrato che tutto è possibile, quindi attenzione. Ah, quindi abbiamo un mito scenico qua. Si può piazzare una mina di ferro su un drone di Echo? Vabbè, sarebbe incredibile. Sarebbe... Ma oggi abbiamo dimostrato che l'incredibile è possibile. Ragazzi, se si può fare... Ma non, mi tingo i capelli di verde, ragazzi. Quindi per tutti noi è mito sfatato. Sfatato. Siamo d'accordo, è impossibile. Però sarebbe fighissimo. Sarebbe troppo bello, la cosa più bella di sempre. Ci pensi, vai in giro e oscuri tutti con drone di Echo. No, ci ho sperato per un attimo. Ha rotolato. Ha le prese d'aria, vedi? Vediamo un po'. No! Mito sfatato, ma sarebbe stato davvero bellissimo. Raga! Che è successo? Oddio, è bellissimo! Raga, fermi! No! Ma spostato! Sono io! Oh, il mito non è confermato! Però ci stiamo andando vicini, eh! Ricapitoliamo la classifica. Soundless 6 punti, Lio 5 punti, 5 punti e Marti e Rita 4 punti. Vabbè. Ma qui si decide la puntata, qui si decide chi vince 10.000 crediti su Rainbow Six. Le mine attive di Fenrir possono essere distrutte solo sparando nella parte aperta? Vedi che ad esempio secondo me sono la parte centrale. No, secondo me sono solo la parte centrale per Rita. Lio? Per me anche sulle punte. Per me secondo persino me... da dietro, sulle punte. Allora, spariamo sulle punte davanti per primo. Vai. Sparo io? Spara. Però stai sparando nel nulla. Raga, sulle punte non si rompe. Oh, non accade niente. Non accade niente. Quindi sicuramente Lio ha sbagliato. Adesso ha ragione Rita. Niente. Vai. Te ne fuggi? Dietro si è rotto. Eric, l'hai rotto. Dietro si è rotto. Come hai fatto? Ma perché magari avrai toccato un pochino la parte centrale. Quindi punto mio e Eric. Un punto e Rita e Marti 2 punti. Rita e Marti si portano a 6 punti. Lio chiude con soli 5 punti. E Sound con mezza risposta corretta vince questo episodio perché ne fa 7 e piovono crediti a me. Lio sgancia, sgancia. Ma non abbiamo tolto punto ad Eric. Ricordo, no, io ricordo che era meno 5 per Eric perché ha sbagliato una che era ridicola. Sì, giusto, meno 100, giusto. Meno 100. Okay. Vai. Ma sai che ti dico? Ma muore. Quante cose abbiamo imparato? Incredibile ragazzi, chi vuole essere mit bastato, se lo vince Sound, distruggete il like se volete un nuovo episodio, almeno 4500 qua sotto. Porca miseria. O distruggete il like o questa è l'ultima puntata, signori. Se comunque pensate che dobbiamo vincere, io e Marti, o comunque io, fate, com'era? Hashtag... Perfetto, non si è sentito l'hashtag. Purtroppo Rita è stata mutata all'improvviso, non si sa come l'hashtag. Mai. Non sapremo mai qual è l'hashtag di Rita. Mi dispiace, cioè Rita ha perso, peccato. Io lascio un cuoricino a tutti quelli che rispondono bene al mito. Quindi, però mi devo segnare anche io la risposta del mito perché me la sono scordata. Quindi mi raccomando, riempite i commenti qua sotto con la risposta al vostro mito. Siate precisi, è preciso.